Benvenuti su News per te. Oggi vogliamo aggiornarvi sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina che il 1 settembre 2004 scomparve nel nulla a Mazara del Vallo. Vogliamo farlo attraverso le struggenti parole della madre. Prima di continuare, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. In questi giorni Denise avrebbe compiuto 23 anni e la sua famiglia continua a sperare di poterla riabbracciare un giorno. La mamma di Denise, Piera Maggio, ha voluto fare un annuncio commovente sui social per il compleanno della figlia. Denise, ovunque tu sia, auguri per il tuo 23esimo compleanno. Ci manchi tanto, sei sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti. Anche il padre di Denise, Pietro Pulizzi, ha voluto ricordare la figlia sui social. Vorrei che la mia vita non fosse andata così. Tutto ciò che avevo pianificato e desiderato è stato distrutto dalla crudeltà umana. Sarei disposto a dare la mia vita pur di riportarti a casa, se fosse necessario. Il caso di Denise Pipitone è uno dei più lunghi nella storia giudiziaria italiana. Nonostante le ricerche e gli avvistamenti, la bambina non è mai stata trovata. Il caso ha ricevuto grande attenzione dai media, inclusa la trasmissione televisiva Chi l'ha visto? Oggi vogliamo unirci al dolore della famiglia di Denise e ricordare la sua scomparsa, nella speranza che un giorno possa essere fatta giustizia e che Denise possa finalmente tornare a casa. Vi invitiamo a condividere il vostro pensiero e il sostegno ai suoi genitori nei commenti. Grazie per averci seguito, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video.